1.000 persone hanno partecipato a Livorno alla fiaccolata in memoria delle 8 vittime dell'alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 seminò distruzione e morte. Il presidente della regione Enrico Rossi ha preso parte alla fiaccolata assieme al sindaco Filippo Nogarin ed altri rappresentanti delle istituzioni. Proprio la collaborazione fra tutti gli enti coinvolti ha permesso di procedere rapidamente con la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio devastato, portando a conclusione in un anno l'85% dei lavori necessari. L'obiettivo è evitare nuove tragedie e altri morti. Questo si può evitare, o almeno si può evitare come tutte le cose umane, relativamente, ma si può certo evitare, sia con un sistema di allerta che funziona e con comportamenti anche conseguenti alle allerte, e sia facendo interventi di prevenzione come noi abbiamo fatto sui fiumi, sui rii che qui abbiamo. E poi anche cambiando lo sviluppo, la Regione Toscana ha fatto con la legge 65 un nuovo piano urbanistico che prevede che basta con nuove costruzioni su terreni che sono verdi, e questo secondo me è la cosa più importante che abbiamo messo in campo. La fiaccolata ha percorso il lungomare da Barriera Margherita fino alla Rotonda di Ardenza. Prima dell'esibizione di alcuni artisti locali, toccante la testimonianza dei bimbi motosi, i giovani volontari che spalarono il fango subito dopo il disastro. La fiaccolata è stata l'evento culminante di due giorni di iniziative in ricordo dei tragici giorni di un anno fa. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio e solidarietà, sottolineando che il modo più rispettoso e coerente di onorare le vittime innocenti è operare per la riduzione del rischio idrogeologico e l'aumento degli standard di sicurezza.